Bentornate, oggi andiamo a parlare di gioielli, ovvero delle donne col tipo di fisico a diamante. Adesso mi riduco subito. Una piccola introduzione: è un tipo di fisico ben bilanciato, quindi la parte di sopra il busto con la parte di sotto i fianchi hanno le stesse misure solitamente, che ne so, terza terza, quarta quarta, seconda seconda. In genere a normopeso non tendono ad eccedere, ma come vedete darebbe Wilson, anche sovrappeso non gli scoppiano le tette, ecco, per metterla giù in maniera brutale. Prendo Rebbe Wilson quando era sovrappeso perché è un tipo di fisico difficile da capire, mi rendo conto, per un occhio non allenato. E sovrappeso è un pelino più facile, se vogliamo, notare dove è il diamante, perché fondamentalmente uno dice può sembrare un rettangolo. Il diamante ha la vita che invece di stare in dentro viene in fuori, come vedete, non so se riuscite a vedere. Se vedete qui sul lato destro, dove si vede la punta del diamante, si vede che esce ancora fuori un po' qui di punto vita. Vi metto Kylie Cuoco, che invece è normopeso, un diamante, e anche lei, se vedete qui ai lati, ha questo punto vita un pochino sporgente. Ma a parte ciò, per il resto questo tipo di fisico, vi faccio intanto una carrellata che parte. È un tipo di fisico comunque, se vogliamo, facile da vestire, perché è un tipo di fisico comunque, come vi ho detto, ben bilanciato. È difficile da vestire perché, essendo ben bilanciato, basta uno sbaglio e si va a sbilanciare il tutto e si rovina l'armonia della figura. Come sono fatti questi diamanti? Spalle dritte, busto, seno, diciamo, nella norma, in genere non più di una quarta. Infatti quando vedete anche sovrappeso non hanno degli airbag enormi che scoppiano, comunque contenuto. Sotto anche lì uguale, come vi dicevo le proporzioni sono uguali. Se vogliamo usare numeri, diciamo, che ne so, 2 3 2, per dire. E quando ingrassano, appunto, il grasso si va a distribuire sulla pancia, ma in maniera uniforme, a parte la vita che esce fuori ancora di più nell'interno coscia. Per il resto invece non ci sono particolari, si va a concentrare lì fondamentalmente il grasso. Hanno gambe comunque asciutte, peso forma, i polpacci sono asciutti ma ci sono, a differenza dei rettangoli. È un bellissimo tipo di fisico, ma bisogna sapere come prendere questa vita e farla tornare indentro, fondamentalmente. E non è neanche complicato, visto che ha una vastissima scelta di tagli con cui rendere questo possibile. Lo vediamo nel prossimo video. E che cosa mettiamo a queste donne preziose? Andiamo a vederlo subito. Come vi dicevo, qui l'obiettivo in realtà è mantenere l'equilibrio tra sopra e sotto e andare a creare un punto vita. Quindi i vestiti, la funzione del vestito è creare il punto vita, esasperare il punto vita. Ma ci sono vari modi. Si può usare un cinturone o un qualcosa per andare, appunto, a stringere, a fare una sorta di effetto corpetto, oppure si possono usare vestiti proprio per camuffare, come ad esempio maglie con questo tipo di taglio lasciate libere così su un pantalone stretto, o anche volendo un bootcut. E in questo caso i fianchi non si vedono perché la maglia scende dritta. O anche si può giocare con il famoso French tuck, maglietta che vi ho fatto vedere prima, la blusa di prima, inserita in una pencil skirt con il rimbocco. Fondamentalmente non si vede né pancia né fianchi. Borse possibilmente a mano, scarpe lì veramente quello che volete, zeppe, non zeppe, tacchi, basse, come volete. Mi sposto un secondo per farvi vedere anche qui. Giocate molto, ecco, il mio consiglio è di giocare molto con i livelli, sovrapponete. Quindi qui vedete c'è una tuta sopra, io ad esempio ho consigliato questo cardigan smanicato, un bel tacco alto e una bella borsa, sempre a mano. E anche qui, se vedete, di nuovo abito sagomato un po' più largo sui fianchi, leggings e accessori più sportivi. Qui invece abbiamo un bel abito, se non ricordo male era di Moschino questo, con un bustino in alto, una bella gonna asimmetrica, perché a questo tipo di fisico le gonne asimmetriche stanno molto bene. E poi si può ad esempio andare a controbilanciare con una scarpa più bassa, non necessariamente il tacco. Perché? Perché loro possono tutto. Anche questo tipo di abiti svasati funzionano da Dio sui diamanti. Osate, veramente provate tutto, perché tante cose vi stanno bene.
Un'altra cosa che funziona molto bene con il diamante sono i pantaloni o i jeans a vita alta e i crop top. Quindi sì, fate vedere la parte alta dello stomaco, perché lì non c'è grasso, non c'è niente, e invece il pantalone a vita alta va a chiudere la vita e riportarla nei suoi confini. O, come potete vedere sotto, una maglia con un bel nodo già qui al punto vita che va a creare appunto un punto vita. Io nel sito inoltre ho creato già diversi outfit per farvi vedere come potete abbinare le varie cose. www.destyleague.it, mi raccomando, andate a cercarvi lì il diamante e vedete anche un po' i vari abbinamenti, i vari outfit che ho fatto apposta per questo tipo di... Ecco la maglietta di cui parlavo prima col nodo in vita. Vedete? Manica sì, manica no, giocate di asimmetrie e usate anche i pattern per andare a creare curve laddove servono. E questo è quanto.